Cristiano Malgioglio fa un annuncio inatteso. Mi ritiro, penso alla mia vita. Tale e quale show, il giurato ha annunciato la sua intenzione di lasciare la musica. Questo è un periodo pregno di impegni per Cristiano Malgioglio. Difatti a settembre tornerà in TV nella giuria del talent show condotto da Carlo Conti e in questi mesi è in tour in tutta Italia per presentare al grande pubblico la sua ultima hit estiva, il cui titolo è Fernando. Si segnala che in occasione della tappa nella città capitolina ha fatto un annuncio che ha lasciato i presenti davvero senza parole. Di cosa si tratta? Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il cantautore ha rivelato che fra 2 anni dirà addio definitivamente alla musica. Tra 2 anni io lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente, ma è così. Cristiano Malgioglio ha spiegato perché vuole lasciare il mondo della musica. Successivamente il giurato della prossima edizione di Tale e Quale Show in partenza a settembre, sempre a questo suo concerto a Roma, come riportato dal quotidiano Il Mattino, ha anche colto la palla al balzo per svelare il motivo per cui ha deciso di dire basta una volta per tutte con la musica. Ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto contento per tutto l'affetto che il pubblico mi ha sempre dato. Davvero tra 2 anni il giurato dello show dell'Ammiraglia Rai, il quale è stato recentemente ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, deciderà di appendere il microfono al muro, nonostante continui a riscuotere un grandissimo successo? Il giurato del talent show di Carlo Conti non ha dubbi, le famiglie unite si divertono e mi seguono. Cristiano Malgioglio, come fatto presente da Il Mattino, ha poi rivelato di non riuscire a trattenere l'emozione per il grande affetto ricevuto, non facendo mistero di essere uno dei pochi artisti della sua età in circolazione che piace a tutte le generazioni, anche grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show. Tutto questo affetto è importante ogni sera quando esco per cantare. Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme, e questo perché avendo la fortuna di lavorare con Carlo Conti, le famiglie unite si divertono e mi seguono. Si ricorda che quest'ultimo raggiungerà un importante traguardo, visto che compirà 80 anni il prossimo 23 aprile. E oltre a Tale e Quale Show potrebbe anche tornare ad Amici.